Un gran primo tempo, nella ripresa un quarto d'ora forse così di sofferenza sportiva, poi però insomma avete legittimato anche nel secondo tempo giocando bene, ma soprattutto il primo tempo, mi soffermerei su un grande primo tempo, al di là poi dei gol. Sì, sì, abbiamo fatto bene, l'abbiamo preparato così, partendo forti, giocando, non buttarla mai, abbiamo fatto delle belle cose, la potevamo richiudere addirittura col 3-0. Poi ci siamo abbassati un po' perché ci hanno costretto ad abbassare, poi ci siamo rialzati, abbiamo capito che ci dovevamo rialzare, qualcuno era stanco, però faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto dire una ottima prestazione, forse la partita più bella da quando sto qua. È sicuramente anche noi una delle più belle in assoluto di questa stagione del Chieti, terzo successo consecutivo, anche per lei credo che sia una grande soddisfazione. Sì, ma io sono pure contento per quanto riguarda la società, perché l'ambiente, i ragazzi, un po' tutto, no? Perché contestazione, così, sono contento soprattutto per i ragazzi, per la società, magari si capisce che è stato fatto un buon lavoro, perché i giocatori non potevano diventare brocchi tutto all'improvviso. Però sono stati 2 mesi e mezzo molto molto duri per loro, però mi ascoltano, si divertono e stanno dimostrando che soprattutto sono uomini. Qualcuno ha messo in dubbio magari che qua non c'era qualche giocatore con gli attributi, lo stanno dimostrando, qua c'è gente con gli attributi e io sono molto molto felice sia per i giocatori che per la società. Mi dice qual è stata questo pomeriggio la cosa più bella che hai visto in mezzo al campo? L'aiuto, che si aiutano, che si lotta, le seconde palle, sbaglia uno, mette la pezza all'altro, ma questo si deve fare. Io ho fatto il calciatore, se non ti aiuti, se non lotti, non ha vinto mai nessuno da solo. Qua le prime donne non ci devono stare, assolutamente, non ci sono. Però non abbiamo fatto ancora niente, mancano ancora tante partite, giovedì ci aspetta una gara molto molto dura a San Benedetto, però stiamo bene mentalmente e fisicamente. Adesso avete archiviato definitivamente la pratica salvezza, non lo so. Mister, hanno anche rallentato un po' le squadre. A me mi è stata chiesta la salvezza e lì ci siamo. Io ce la sto mettendo tutta, poi se arriva qualcosa in più veramente faccio complimenti ai ragazzi, però andiamoci calmo. Però come ti ripeto sono felice perché i ragazzi hanno fatto veramente una prestazione maiuscola e sono contento pure per la curva, per la gente, ha applaudito la tribuna, ha applaudito la curva, c'era bisogno un po' di tutti e i ragazzi per riconquistare, io ho detto se vogliamo riconquistare la piazza di Chieti dovete sputare sangue e lo stanno facendo e sono contento.